Benvenuti alla seconda puntata di Scienza Animata. Oggi parleremo di una delle più illustre scienziate della storia. Pensate che è stata la prima donna a vincere ben 2 premi Nobel in 2 campi diversi. Oh! Signore e signori, a voi la dottoressa Marie Curie. Oh, bonjour. Dottoressa Curie, è un vero onore averla qui oggi. La ringrazio, giovanotto, anche se non so bene dove siamo. Giusto, che sbadato. Siamo all'interno degli studi di scienza animata. Ogni anno intervistiamo un personaggio che con le sue ricerche ha contribuito a cambiare il panorama scientifico. Quest'anno tocca a lei. La ringrazio, professore. Mi chiami Alberto. E a me semplicemente Angela. Bene, Alberto e Angela, era da tanto che non vedevo tutte queste persone. Nella mia vita ho sempre cercato di stare lontana dai riflettori, ma se per il bene della scienza... La ringrazio. Dunque, dottoressa, ci racconti un po' di lei e che cosa l'ha spinta a dedicare la sua vita alla scienza. Non deve essere stato facile. Beh, no, intanto perché sono l'ultima di 5 fratelli. E si sa che è una famiglia così numerosa. Il mio vero nome è Maria Salomea Slodowska. I miei genitori erano 2 insegnanti. In particolare fu mio padre a trasmetterci l'amore per la fisica, la chimica e la ricerca. Anche perché mia madre e una delle mie sorelle morirono molto giovani. A quel tempo però per una ragazza non era facile studiare. Infatti in Polonia le scuole superiori per noi erano quasi un miraggio. Ma sapevo che non potevo arrendermi e feci un patto con mia sorella Bronia, di 3 anni più grande. Bronia cara, ho un'idea. Io lavorerò come badante così tu potrai studiare a Parigi e quando finirai lo farai lo stesso per me. Bronia accettò di buon grado la mia proposta. Così finalmente a 24 anni mi trasferì a Parigi per studiare alla Sorbona. Caspita, da miei appunti leggo che nonostante le difficoltà della lingua, della fame e del freddo, lei, dottoressa, si è laureata in soli 3 anni in fisica e matematica. Un vero genio! Troppo buono! Ad ogni modo, il mio piano era quello di diventare insegnante e poi di tornare a Varsavia, finché non conobbi Pierre. Che è qui con noi! Caramba, che sorpresa! Scusate, mi sono fatto prendere la mano. Bonjour, dottor Curie. Grazie per aver accettato l'invito. Non c'è di che, monsieur. Allora, Pierre, ci dica come vi siete conosciuti. Allora, Marie aveva ricevuto una borsa di studio per studiare le proprietà magnetiche dell'acciaio, ma le attrezzature necessarie erano molto ingombranti. Così, visto che avevo un mio laboratorio, un amico comune ci presentò. Il mio laboratorio era troppo piccolo per quelle macchine. Però quell'incontro ci cambiò la vita, vero Shelly? Mary, ci sposammo e dopo poco nacque la nostra prima figlia, Irene. Il nostro fu matrimonio, d'amore sì, ma anche di lavoro. Infatti, ripresi le ricerche del dottor Henri Becquerel sulla fluorescenza dei sali di uranio, utilizzando l'elettrometro messo a punto dal mio Pierre, uno strumento in grado di misurare le correnti elettriche deboli, il che mi portò alla conclusione che l'uranio emetteva radiazioni attive grazie ai suoi atomi, e questo voleva dire che anche l'atomo era divisibile. Fantastico, anni di convinzione in frantumi. E non finisce qui. Pensi che continuando le ricerche ci accorgemmo che non era solo l'atomo ad emettere radiazione, ma lo stesso minerale da cui veniva estratto, il pecvlenda, molto ma molto più dell'uranio. Oh sì, inizialmente estraemmo soltanto un metallo che chiamavamo polonio in onore di Marie, ma continuavamo a rilevare forti radiazioni. E infatti, tadan, signore e signori, sua maestà il fluorescente radio. Da quel momento iniziò un duro lavoro di estrazione. Pensate che da 10 tonnellate di pecvlenda si estraevano pochi granelli di radio, come la sabbia, capite? Wow, sono senza parole! E grazie a questo è arrivato il vostro primo Nobel. Giusto, e lo vincemmo insieme al nostro amico Becquerel. Dalla regia mi dicono che la vostra scoperta lo utilizzarono tutti, anche le ballerine per brillare nei locali. Già, assurdo, decidemmo comunque di non brevettare la ricerca in modo che potessero usarla nella ricerca medica. Sa che ancora oggi viene usata per la cura del cancro o per le radiografie? Sorprendente, e come siamo arrivati al secondo Nobel? Brutti anni quelli, vero Shelly? Già, purtroppo Pierre morì, investito da una carrozza, e io, rimasta sola con le mie 2 figlie, presi il suo posto alla Sorbona. Ma questo portò una vera e propria bufera nella mia vita.
Grandi nuvole di maldicenza si addensavano su di me. Mi accusavano di essere una straniera che rubava il posto ai francesi. Molti mi odiavano, solo per il fatto di essere di origini ebraiche. Ma soprattutto, la gente non perdonò la mia relazione con Paul Lavenguin. Fortunatamente i miei amici mi difesero. Ci fu anche chi si batté a duello per me. E persino Albert Einstein mi scrisse una lettera in segno di solidarietà. Sì, meno curioso della gente e più curioso delle idee, dico sempre, per cui non mi lasciai scoraggiare dai pettegolezzi e tornai a concentrarmi sui miei studi. Grazie ai quali, di lì a breve, vinsi il mio secondo Nobel, stavolta per la chimica, grazie al processo di estrazione del radio. Poco dopo, purtroppo, la guerra si abbatté su tutto il mondo. Viste le mie competenze, decisi di mettermi a disposizione delle unità mediche per realizzare lastre e radiografie per curare più facilmente i feriti. Salvammo centinaia di migliaia di soldati. Quelli a seguire furono anni in cui continuai le mie ricerche insieme a mia figlia Irene e grazie ad una mia amica giornalista riuscii ad ottenere fondi per l'acquisto del radio facendo un tour negli Stati Uniti. A poco la radioattività fece passi da gigante facendo scoprire cose straordinarie. Si arrivò ben presto a quella che viene definita l'era atomica, in cui tantissimi studiosi si concentrarono sulle disgregazioni dell'atomo e sull'energia che questo processo sprigionava. Purtroppo però scoprii a mie spese che le radiazioni potevano essere molto pericolose. Mi ammalai gravemente a 67 anni e lasciai questo mondo. So che può sembrare triste, ma ricordatevi che nella vita non c'è nulla da temere, solo da capire. Fortunatamente il lavoro di Marie Curie non finì con lei. Pensate che solo un anno dopo la sua morte, sua figlia Irene e suo marito vinsero il Nobel per aver scoperto elementi chimici e radioattivi non esistenti in natura. Beh, direi che è davvero tutto. Un saluto da Scienza Animata e arrivederci al prossimo anno con un nuovo personaggio.